Dopo mesi di attesa, di discussioni, di alti e di bassi, finalmente ci siamo. I bimbi di classe saranno i primi del nostro territorio a frequentare una scuola costruita con tecniche di bioedilizia. Struttura portante interamente in legno, impiantistica a basso consumo energetico e pannelli fotovoltaici per la fornitura di energia. E a tutto questo progetto hanno collaborato anche mamme, maestre e bimbi. Luca Leonelli, ingegnere, lei ha seguito la progettazione, insomma, e l'edificazione di questo edificio scolastico. Allora, parliamone subito, quali sono le caratteristiche tecniche, qual è la filosofia edificativa dietro questa struttura e da dove nasce questo innovativo progetto? Dunque, l'edificio è sorto per risolvere l'esigenza di una scuola che potesse ospitare i bambini soprattutto in breve tempo e rispondendo alle normative attuali. L'edificio infatti è stato costruito in pochi mesi. Dall'inizio della progettazione alla fine della costruzione è passato complessivamente un anno, risponde alle normative antisismiche vigenti, quindi le ultime uscite, e rispetto alla normativa sulla dispersione energetica ha delle caratteristiche doppie, quindi disperde molto poco ed è poco energivoro. La struttura portante è completamente in legno, quindi è un materiale di provenienza naturale, e quando l'edificio poi cesserà la sua funzione tecnica sarà anche facilmente smaltibile. Sulla copertura è presente un impianto fotovoltaico di 11 kW che quindi fornisce una parte dell'energia consumata dalla scuola e permette di pesare meno anche dal punto di vista del dispendio energetico sull'ambiente. La progettazione è stata effettuata dall'ufficio tecnico del comune. Poi la parte esecutiva è stata curata anche dall'impresa che ha eseguito i lavori e li ha avuti in appalto. Nella fase finale sono stati coinvolti i genitori e gli insegnanti per il progetto dell'arredo e dell'area esterna e questo ha permesso anche di rendere l'ambiente più vivibile e fare in modo che gli utenti lo sentano più proprio, in modo da sentirsi a suo agio un po' come a casa. Nel corridoio, che non ha finestre ma ha solo le uscite finali, sono stati posti dei tubi solari per portare dentro l'energia solare, la luce solare, in modo da risparmiare anche sull'illuminazione. Le lampade sono tutte elettroniche e graduano la luminosità sulla base dell'energia d'ingresso delle finestre, della luce d'ingresso delle finestre. Questo permette ulteriormente di contenere i consumi e permette di rispondere al massimo a quelle che sono le esigenze attuali. Ecco. Emanuelli Valentina e Fausto Stadaioli, voi rappresentate l'Associazione dei Genitori che hanno avuto una parte molto attiva ed importante nella creazione di questa scuola. Come è andato il percorso? Il percorso che è stato fatto è partito un anno fa e con il vecchio presidente dell'Associazione Genitori che ha è stato molto attivo e partecipe in tutto il percorso che è stato attuato. Quindi io passerei più la parola al vecchio presidente perché io mi prendo i meriti di tutto questo, ma sono arrivata proprio alla fine. Ecco. Quindi direi di passare la parola al vecchio presidente che è stato molto attivo. Grazie. Allora, tutto è iniziato con l'inizio, mi ripeto qui, dell'anno scolastico 2009-2010, quando i bambini, diciamo, al rientro si è stato trovato un edificio, parte dell'edificio del vecchio corpo della scuola di classe inagibile perché per un dissesto strutturale. In quel momento fu presa la decisione di chiudere la scuola, chiudere parte della scuola, alcune classi furono trasferite a Ponte Nuovo, quindi in altri plessi scolastici. E altre classi furono poi trasferite in seguito a Ravenna e alla fine si arrivò alla decisione di costruire una nuova scuola perché la vecchia non era, diciamo, recuperabile. Iniziò un percorso in cui ci furono presentati vari progetti da parte del comune, furono fatte diverse assemblee in cui si parlò della nuova scuola, l'associazione dei genitori lavorò in maniera costruttiva con e le istituzioni e con l'amministrazione pubblica di Ravenna come anche con la dirigenza scolastica del nono circolo e alla fine il progetto partì con dei tempi anche stretti di attuazione
e nel giro di poco più di un anno si è passati da una scuola che era veramente ridotta in cattivo stato a questo nuovissimo edificio che ci troviamo ad inaugurare oggi. La scuola e la scuola pubblica è uno degli architravi fondamentali della nostra società. È per questo che va trattata con cura, non va maltrattata soprattutto. E soprattutto non vanno maltrattate le persone che ci lavorano, gli insegnanti, i maestri nelle scuole, nella scuola primaria, e invece credo che tutti noi, la comunità, debba avere grande, grande attenzione a questo che è uno dei patrimoni, dei tesori più importanti che abbiamo. Io mi fermo qui, vi ringrazio.